Oggi siamo in intervista con Federico Di De Lucia. Federico De Lucia è responsabile Italia per quello che riguarda le vendite di FLIR. Vi ricordate che qualche settimana fa avevo fatto un video all'interno del gruppo meccatronico su questa nuova tecnologia? Oddio, nuova. In realtà poi Federico ci farà vedere che c'è da tanti anni. E nuova perché? Perché sta approdando anche nel mercato dell'automotive, ma con grandissimi opportunità per noi. Ma lasciamo parlare Federico che ci svela un pochino tutto e soprattutto ci svela come gli è venuta in mente l'idea di avvicinarsi a EMA per approdare il mercato automotive. Ciao Federico. Ciao EMA e ciao a tutti quanti ragazzi e ragazze del gruppo. In realtà, come dicevi tu, la tecnologia non è proprio nuovissima, anche se in realtà ti posso dire che la prima termocamera, quindi la tecnologia, è stata inventata verso la fine degli anni 50, inizialmente per scopi militari e poi per scopi civili, quali per esempio l'ispezione di linee elettriche, quindi questa è stata l'applicazione civile iniziale. La termocamera che tu hai già fatto vedere sui tuoi canali, il FLIR One, in realtà è uno strumentino abbastanza recente e di fatto è l'ultima miniaturizzazione della tecnologia in casa FLIR. Considera che lo scherzo che faccio sempre, che faccio vedere magari durante le presentazioni che faccio con i clienti o chi comunque non conosce la tecnologia, faccio vedere che la prima termocamera portatile negli anni 60 la montavi sul retro di un pick-up e la portavi in giro. Quindi portatile nel senso che si poteva muovere da un punto A a un punto B, ma capisci bene che è abbastanza problematico. Di fatto FLIR ha inventato questa tecnologia non siamo proprio nuovi nel mondo dell'automotive, nel senso che se cercate banalmente su YouTube troverete che FLIR collabora con Red Bull in Formula 1 piuttosto che con la Envision Racing di Formula E, quindi gli ingegneri, il team di queste scuderie si servono della tecnologia termografica per fare la messa a punto delle autovetture, quindi partendo dagli pneumatici piuttosto che al settaggio dell'impianto frenante, anche per la valutazione, se vuoi, di usura di alcuni componenti meccanici nel motore, come la vettura dissipa calore, quindi ci sono veramente tantissime applicazioni. E poi anche nel mondo dell'industria, quindi non solamente le aziende che producono autovetture, ma anche chi produce i componenti che poi vanno a finire sulle autovetture, utilizza la tecnologia in varie fasi del processo produttivo. Quindi partendo dalla fine per fare un check sul prodotto finito, quindi se parliamo di un'autovettura, quando la vettura esce dalla linea produttiva, voglio controllare magari che l'abitacolo sia tenuta, quindi che non ci siano infiltrazioni né di aria né di umidità, per esempio. Voglio controllare che gli impianti di riscaldamento dei sedili piuttosto che l'impianto di ventilazione funzioni a dovere, che gli sbrinatori anche facciano lo stesso. Esatto, quindi in realtà c'è già una forte connessione. La pensata che ci siamo fatti noi in FLIR è stata: ma cavolo, adesso abbiamo miniaturizzato così tanto la tecnologia, anche comunque il costo di accesso alla tecnologia si è abbassato tantissimo. Secondo me adesso, esatto, è uno strumento che viaggia dalle 300 alle 400 euro, esatto. Poi a seconda dello spinottino cambia un pochino, giusto? Esatto, esatto. E quindi ci siamo detti, cavolo, adesso che il costo non è più una barriera insormontabile, vediamoci. E quindi così è successo l'anno scorso ad Autopromotec, dove ci siamo visti. Io ti ho un pochettino illustrato quello che volevo condividere con i ragazzi oggi. E la particolarità, se vuoi, di questa tecnologia, che chi chiama termocamera, telecamera IR, parliamo comunque della stessa tecnologia, è quella di restituire di fatto un'immagine. Sì. Viviamo
nella società comunque dell'immagine. L'immagine è importante e vedremo anche che è qualcosa che ci serve poi nel nostro lavoro. Sì. Restituisce un'immagine di fatto di come sono distribuite le temperature all'interno della scena che sto inquadrando. La particolarità poi è che questa immagine che io posso vedere, posso interpretare, quindi a seconda dei colori che leggo su questa immagine posso capire, ok. Qualche presentazione, slide che vuoi farci vedere nel frattempo, magari condividendo, che così vediamo anche noi e riusciamo a seguire sicuramente meglio. Vi faccio vedere, sì, faccio vedere per esempio qualche applicazione, magari, non so se riesci a vedere adesso. Sì. Ok, quindi qui vedete alcune immagini prese negli anni. Di solito un'immagine si presenta con in alto a sinistra la lettura della temperatura nel puntatore centrale, di solito, e la scala di colori che vedete a destra invece mi indica delle zone più fredde, partendo dal basso, quindi da una tonalità viola scuro, fino al giallo-bianco, che mi identifica invece le zone più calde. Quindi l'idea qui, per esempio, questa è un'auto che è appena uscita dalla linea produttiva, si fa un check sugli sbrinatori. Un noto posteriore, le linee di scarico, guarda. Esatto, le linee di scarico. Fantastico. Ho visto che hai anche una batteria di una macchina. Sì, ci arriviamo, guarda, adesso te la faccio vedere. Questo è l'impianto di riscaldamento dei sedili. Wow, i sedili riscaldati! Esatto. La serpentina, quando magari c'è un sedile che non funziona, la prima cosa è andare a accendere e capire subito se è un problema di interruzione della serpentina. Esatto, esattamente. E qui le batterie, ecco, qui così ci ragganciamo già a quello che di fatto è il presente per il mondo dell'automotive, ma verrà fuori in maniera sempre più prepotente. Sì. Vedi che riesce a vedere qual è il comportamento termico di una batteria. Questa è una batteria di un'auto ibrida. Immagina di un'auto invece full electric, dove ovviamente il parco batteria è impressionante perché copre di fatto tutto quanto il pianale. Quindi riesce a vedere poi se hai dei comportamenti anomali o delle temperature troppo elevate, per esempio, sul parco batteria. Sappiamo benissimo qual è il rischio, perché... A me viene anche, per assurdo, no? L'idea di, hai detto, temperature elevate, per assurdo viene in mente quando magari ci sono gli spinotti dei fari delle macchine vecchie H7, quelle che non sono ancora a LED, o qualche connettore in qualche centralina, che spesso capita che proprio per eccessive temperature, quando incominciano ad avere qualche anno, tendono a sciogliersi, a surriscaldarsi e addirittura a bruciarsi. Esatto. Per esempio una era la Smart, che è il delio delle luci, si colava dalle elevate temperature, lo spinottino della centralina si bruciava, appunto i fari, lo spinottino a tre poli della lampadina a cassette, che negli anni si scioglie, dato da falsi contatti e così via, perché vanno a sfiammare, quindi è anche un predittivo per quello che può essere il danno, no? Accendere luci, non solo la lampadina, ma andare a vedere il contatto, quanto si sta scaldando, per assurdo, il destro col sinistro. E quindi esatto. Aiuta al professionista a capire velocemente la tipologia di difetto, individuarlo in modo rapido e soprattutto andare a colpo sicuro. E per assurdo anche lo stesso privato potrebbe dotarsi di uno strumento del genere, perché, come dicevamo, è un investimento veramente ormai alla portata di tutti, ma che ti permette anche magari il ragazzo che si diverte ad andare in pista e vuol vedere la temperatura dell'impianto frenante, o perché no, del collettore di scarico, del turbo o anche delle gomme, per vedere come si scaldano. Con questo aggeggino hai delle temperature precise, perfette, è proprio la mappa di calore. Bravissimo. Sì, e oltre al discorso temperatura, qui di nuovo torno a bomba sull'immagine, nel senso che, non lo so, chi magari va a correre in pista con un go-kart, ad esempio, riesce a vedere magari dopo qualche giro, inquadrando io gli pneumatici del go-kart, a vedere se la calibrazione è stata fatta bene o se magari come posso dire, usurando una parte, solamente una parte
dello pneumatico, quindi anche valutazioni interno, di questo tipo. Centrale, una pressione elevata. Esatto. Addirittura, non so, mi viene in mente un ragazzo in Polonia che invece ha utilizzato questa tecnologia per valutare le migliori termocoperte per la sua moto. Sì, perché lui faceva vedere praticamente, esatto, come bravissimo, come il disegno delle serpentine, corretto, influisse o meno su un buon riscaldamento della gomma prima di andare in pista. E questo per lui era fondamentale, perché se la gomma non è in temperatura in maniera corretta, se non è scaldata in maniera uniforme, questo può compromettere anche le prestazioni. Quindi assolutamente sì. Non solo i professionisti, ma anche gli hobbisti o chi comunque si diletta. Ma per assurdo, cioè, volendo vedere tutto quello che si scalda, anche nel modellismo, no? La macchina radiocomandata, l'aeroplanino, con un aggeggio del genere tu riesci a vedere veramente anche come perché il modellino va a scaldare le temperature sì. del motore, della gomma stessa, della trazione, delle cinghie dove ci sono e quant'altro. Perché no, sì. Lì Fantastico. ovviamente la scala è molto più piccola, quindi bisogna tener conto di questo, però perché no, assolutamente. Bestiale. E l'idea che, insomma, che avevo condiviso con te l'anno scorso quando ci siamo conosciuti ad Autopromotech è probabilmente tanti professionisti già utilizzano termometrini laser a forma di pistola. E qui io in maniera provocatoria ho detto: adesso c'è veramente la possibilità di avere un'alternativa, non solo per fare sempre la misura di temperatura, ma per avere un quadro più generale con un'immagine. E quindi la particolarità di una termocamera è anche quella che, magari mi servo di una slide così Sì, lo volentieri. spiego, guarda, Sì, volentieri. è molto più bello da far vedere. La particolarità delle termocamere qual è? È che oltre che restituire un'immagine che vedete qui, di fatto per ogni pixel della termocamera che compone il sensore della termocamera, io ho una lettura di temperatura. Quindi è come se io avessi tanti termometri quanti sono i pixel. Ah, ok, quindi ho il sensore ottico della termocamera. Dentro il sensore ci sono i pixel, i canonici 8 megapixel, 5 megapixel, 20 megapixel della macchina fotografica. Ogni pixelino di quello lì è una termocamera, giusto? Esatto, un termometro, Il se termometro. vogliamo dirla. Esatto, sì. Di fatto a livello di risoluzione non siamo ancora, la termografia ancora non produce risoluzioni così alte come le fotocamere digitali, però comunque, come dicevi bene tu, quanti sono i pixel, tanti sono i termometri. E ci sono poi dei programmini che dopo che un professionista ha acquisito l'immagine, si può spostare e rilevare la temperatura anche dopo che ha acquisito l'immagine. Quindi questo anche per delle valutazioni successive, anche da far vedere a un cliente, per esempio, dopo che ho scattato l'immagine, voglio fargli vedere qual era il problema, lo si può fare. Quindi questo è il grande vantaggio che può portare una tecnologia del genere e quello che ci piacerebbe appunto far conoscere anche ai professionisti dell'assistenza. Straordinario, io lo trovo uno strumento del genere veramente molto molto interessante. Immagino che questo sia il modello entry level, giusto? Corretto, esatto, Ema, quello è il modello entry level, ci sono poi formati anche diversi. Cambia Prego. pure l'immagine, se no non ti vedo. Ah sì? Guarda, se no faccio così Ok, per il momento, poi alla bisogna. bravissimo, sì, bravissimo, ok. Stavo dicendo, questa è la parte della entry level, che comunque è uno strumento veramente straordinario, e arriviamo a. Si cambia anche forma poi, nel senso che quello è il formato dedicato proprio agli smartphone, si passa poi anche a termocamere a forma di telefonino come questa, per esempio, Bellissimo. tutta touch, resistente, quindi se dovete sporcarvi le mani o vi cade di mano non succede niente, e poi si passa alle termocamere, quelle con impugnatura pistola, quindi queste magari un po' più simili rispetto ai termometri che già conoscete. Ah, sì, ok.
La differenza principale dal punto di vista tecnico sta proprio nel numero di pixel, quindi la risoluzione. Più si sale, più aumentano i pixel, quindi l'immagine è più dettagliata, sono più preciso sulla misura, posso magari stare anche una distanza maggiore rispetto a una termocamera con una risoluzione un po' più bassa, quindi queste sono le cose un pochettino che rendono diversa una termocamera da un'altra. Oltre al campo automotive, sì. Detto, che altri settori utilizzate? Cioè, mi hai detto quella della produzione, mi hai detto quello degli elettrici, mi hai detto quello delle macchine Formula 1, ma da quello che abbiamo capito, da quello che ho capito, principalmente il settore automotive. Utilizzate anche per altri scopi? Sì. Periodo, ok. Sì, assolutamente. Noi diciamo sempre che il limite è la fantasia dell'operatore, perché è la verità. Magari vi faccio vedere alcuni esempi di applicazioni che quando le abbiamo scoperte anche noi abbiamo detto, ma pensa a te, è incredibile. Sono curioso. Sì, ti faccio vedere perché una è veramente divertente. Poi so che tu sei appassionato anche di bicicletta e ti faccio vedere... Ti faccio vedere questa che è divertente. Quindi, per esempio, l'immagine l'immagine che vedi qui in basso a sinistra, praticamente è presa da un ciclista professionista che durante la bicicletta, insomma, praticamente durante una salita, questo andava come un pazzo e non sapeva che però lo stavano controllando, perché la zona più calda che vedi lì sul tratto verticale della canna era un motorino elettrico che entrava in azione proprio nel momento del bisogno, mettiamola così. E quindi di fatto abbiamo scoperto un nuovo utilizzo della tecnologia. Interessante vedere anche in Formula 1 i pezzettini per terra, i puntini per terra della gomma che rimangono ancora colorati, cioè partono i pezzettini della gomma o dei sassolini che sono entrati nella gomma, ha sparato in giro dappertutto e sembra addirittura la gomma della macchina di Ritorno al Futuro. Esatto. Oppure, non so, vedi ancora qui in alto a destra invece un simpatico roditore nascosto in un controsoffitto, quindi anche chi si occupa di disinfestazioni ha trovato utile. Allora, a questo punto allora anche quello che riguarda i tubi di riscaldamento di casa, voglio dire, poi bravissimo. Anche gli installatori di impianti idrotermosanitari sono anche loro degli utilizzatori, quindi come hai detto tu, hanno scoperto che possono trovare delle perdite anche sotto il pavimento o vedere se l'impianto di riscaldamento radiante funziona o meno. E anche lì è stata, come posso dire, è stata una scoperta all'inizio per tutti quanti. Chi prima di me ha avuto la visione ha detto, cacchio, ma guarda che si può utilizzare per fare questo, ma no, non è vero, è impossibile. E adesso se vai a chiedere, fermi 10 idraulici per strada, probabilmente qualcuno, se gli chiedi cos'è una termocamera, lo sa. Eh sì, tutto è orientato sempre nella velocità di individuazione del difetto, certezza di capire qual è realmente il problema e riparazione, intervento immediato, no? Esatto, e una cosa che abbiamo detto prima, la ripetiamo adesso, anche far vedere al cliente, guarda che questo è un problema, è documentato, intervengo e ti faccio vedere poi come l'ho risolto. Quindi adesso, prima anche e per, dopo. Bravissimo, anche per costruire una relazione basata sulla fiducia, che è fondamentale, può sicuramente tornare utile. Ecco, la tecnologia in queste occasioni ci dà una mano, ecco. Sì, io ho visto che sul vostro sito avete anche addirittura una foto, un'immagine bellissima che adesso vi voglio far vedere, perché si vedono i pompieri all'opera e c'è la termocamera. Esatto. Qui vedi praticamente... Impressionante, vedere il fabbricato che va in fiamme, Esatto. fa vedere tutte le tracce di calore, ma la roba più che tracce di calore, qua in basso a destra, che qua non si vede. Bravissimo, Ema, hai già colto il senso. Magari racconto un aneddoto ai ragazzi, perché queste termocamere sono termocamere speciali che vengono utilizzate appunto dai pompieri,
durante gli interventi, quindi in situazioni assolutamente d'emergenza, per vedere attraverso il fumo pesante se ci sono strutture di un edificio che sono a rischio crollo, ma per trovare delle persone. E io mi ricordo, durante un incontro che abbiamo fatto qualche anno fa, abbiamo provato noi sulla nostra pelle cosa vuol dire. Ci hanno rinchiuso in una stanza di albergo appositamente oscurata, ma oscurata totalmente, e ci hanno detto: ok, adesso entrate e cercate in una stanza messa completamente a soqquadro, quindi letti ribaltati, mobili cappottati, dovete trovare il manichino della persona da salvare. Ovviamente, se non hai un ausilio, un supporto di quel tipo lì, non ce la fai, e ammesso che ce la fai, ci metti tantissimo. E poi ci hanno fatto entrare con la termocamera, completamente al buio, e in pochi secondi individuavi dove era il manichino della persona, evitavi, no, i mobili lungo il tuo percorso e salvi una vita. Quindi in quel caso lì è strepitoso perché serve veramente per salvare delle vite di persone in difficoltà e anche per i pompieri, che sappiamo che rischiano la vita tutti i giorni per salvarsi loro stessi. Quindi con un aggeggino del genere spaziamo dall'atleta, vero, visto prima, dolori lombari, schiena, sì, braccio infiammato, spalla, a salvare delle vite umane passando dal settore automotive. Quindi, esatto. Quindi noi di fatto la cosa divertente è che ovviamente le applicazioni, i settori che va a toccare questa tecnologia sono tantissimi, sono i più svariati. Noi cerchiamo semplicemente di spiegare quello che c'è dietro una tecnologia del genere, come funziona, e poi di solito il professionista che abbiamo davanti, qualsiasi sia il settore, unisce lui i puntini e dice: cacchio, ho capito, sì, bravo, devo fare così. Nel suo settore, quando bravissimo, ha in mano uno strumento del genere e percepisce subito le grandi potenzialità che ci sono dietro per migliorare la qualità del proprio lavoro, del servizio, ma anche la qualità, esatto, del cliente, è un attimo che fa i puntini, come quando, io mi ricordo quando me le fate vedere giù l'autopromotech, esatto, mi cade la mandibola perché dico: wow, nel campo automotive questa roba qua è da giudicenza, sì, perché ci risolve una marea di problemi: un relè che non funziona, un impianto elettrico, il sedile che non si riscalda, un termostato che non si apre, il radiatore, l'intercooler che magari il turbo non passa nell'intercooler, ma c'è una venatura dell'intercooler che, se chiusa, cavoli, con uno strumento del genere è veramente un attimo. Così come il turbocompressore, vedere le temperature di gas di scarico, cioè pazzesco, pazzesco. Esatto. E poi una cosa, un altro aspetto interessante è quello che adesso, questa è una pensata che mi sono fatto io vedendo Autopromotech, tantissime fasi della diagnosi adesso vengono fatte con una specie di palmare, tablet, non parlo nel linguaggio tecnico, però penso che hai capito, che si attacca alla centralina e tu fai un primo check di quelli che possono essere i problemi della vettura. Qui l'idea è: vado a vedere proprio qual è la resa effettiva e capisco se magari c'è qualche problema che il palmarino non mi segnala, oppure lui mi dice che è tutto ok, in realtà nella vita reale non è così. E quindi un pochettino quello. Noi ovviamente, lato nostro, non possiamo essere specializzati in tutti i settori, assolutamente, assolutamente. Abbiamo la fortuna però di incontrare poi delle persone che condividono con noi questa visione, ci credono, e come hai visto dalla slide che vi ho fatto vedere pochi minuti fa, poi si creano di fatto delle opportunità nuove in settori che tu dici: ma avresti mai pensato, chi fa le disinfestazioni o chi fa i controlli di doping tecnologico sulle biciclette? Sì, ma mi viene in mente anche una stamperia, no? Per vedere a che temperatura viene messo sopra l'inchiostro, se esiste, sì, una cosa del genere, o a che temperatura sta viaggiando la macchina da stampa. Cioè, comunque, qualunque cosa. Sì. Sì, perché alla base ovviamente tu dici: cavolo, ma delle anomalie di temperatura sono importanti, perché mi dicono che qualcosa non va, a partire dall'essere umano, dal corpo umano. Quando hai un'infezione, cioè qualcosa che non va, il tuo corpo risponde con una temperatura più alta. Allo stesso modo, quando hai
delle anomalie su qualsiasi componente, hai delle temperature più alte. Esatto, quindi se hai delle frizioni, della resistenza elettrica, dei cambi di pressione, hai una risposta diversa della temperatura e quindi torna utile. Senti Federico, io ti ringrazio di cuore, sei stato straordinario per averci fatto vedere tutte queste miriadi di informazioni e possibilità di utilizzo di questa nuova tecnologia, nuova nel senso perché nuova per noi che non la conoscevamo. Certo. E ti ringrazio di cuore. Hai qualcosa da voler condividere, un tuo punto di vista da qui a il prossimo futuro o ci salutiamo così e basta? No, sul discorso del prossimo futuro, visto che c'è comunque tanto fermento nel mondo dell'automotive per l'avvento, no, la diffusione delle auto ibride e delle auto elettriche, ovviamente l'impiego della tecnologia non sparirà con l'avvento di questa tipologia di veicoli, quindi abbiamo visto prima l'utilità sul parco batterie, ma comunque componenti come pneumatici, impianto frenante, impianto di ventilazione rimarranno comunque delle parti da mantenere correttamente, quindi vedo comunque un'opportunità anche nel medio-lungo periodo, sicuramente. Quindi questo è un pochettino quello che mi sento di, fantastico, di condividere. Grazie di cuore, ringraziamo la FLIR, e io cosa ti devo dire? Un abbraccio, buona continuazione. Grazie Ema, grazie a tutti. Ciao. Ciao.